Sei uno scrittore molto prolifico perché hai appena pubblicato un altro lavoro, eccolo qua, il cartello finanziario. Fino a pochi mesi fa ricordo alcune tue importanti presentazioni in giro per l'Italia con un altro lavoro che avevi stampato che riguardava il conflitto in Ucraina. Il titolo era Perché il conflitto è nato. Questo lavoro invece quali argomenti approfondisce? Allora, questa è la mia inchiesta più completa, è un'inchiesta che avevo annunciato già 3 anni fa, poi come hai detto tu è scoppiata la guerra e quindi mi sono dedicato ad un argomento specifico per pubblicare perché il conflitto è nato. Questa è in assoluto la continuazione della Matrix europea, è quello che io chiamo il processo a chi ha preso in ostaggio il nostro paese dal dopoguerra fino ad oggi, perché racconto tutte le operazioni che ci sono state della CIA e degli apparati anglo-americani in Italia a partire dal dopoguerra fino ad oggi. È diviso in due volumi, quindi la prima parte dal dopoguerra fino al 92 e la seconda parte invece dal 92, quello che io definisco l'annus horribilis, perché è stato l'anno della firma del trattato di Maastricht, l'anno degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l'anno del Britannia, l'anno della svalutazione della lira, l'anno delle privatizzazioni. Quindi è stato un anno orribile, non a caso il 92, perché nel 91 era stata sciolta l'Unione Sovietica, quindi era finito quello che era l'incubo maggiore degli Stati Uniti, cioè l'avvicinamento dell'Italia all'Unione Sovietica, l'avvicinamento del Partito Comunista Italiano al governo. Bene, finito quell'incubo. Agli americani il nostro paese non serviva più potenza economica perché non c'era più il pericolo che impoverirlo l'avrebbe mandato tra le braccia dei comunisti. Quindi da quel momento in poi viene dichiarato ufficialmente di scatenare l'inferno nel nostro paese. Un inferno che però aveva già dei precedenti, ripeto, a partire dal dopoguerra, quando quella che noi oggi chiamiamo la sudditanza dell'Italia agli Stati Uniti, in realtà non è qualcosa di aleatorio come si può pensare, ma è qualcosa che è stata sancita nero su bianco prima nel trattato di Cassibile del dopoguerra e poi negli accordi di Parigi, dove noi quella sudditanza l'abbiamo ufficializzata, abbiamo in pratica sottoscritto di dover fare sempre gli interessi degli anglo-americani in Italia e di dare la possibilità agli anglo-americani di intervenire sul nostro territorio con la complicità della nostra politica e dei nostri servizi ogni qualvolta venivano messi in discussione gli interessi anglo-americani. Cosa vuol dire mettere in discussione gli interessi anglo-americani? Nel libro io parto da quelli che sono gli episodi più eclatanti. Per esempio, Enrico Mattei era considerato qualcuno che metteva in pericolo in Italia gli interessi anglo-americani. E infatti sappiamo che Enrico Mattei è poi esploso in volo, non c'è stato lì nessun incidente. Fortunatamente l'ultima inchiesta del giudice Calia ha dimostrato che c'era un ordigno piazzato sull'aereo sotto al carrello. Quindi inviterei anche tutti coloro che hanno scritto nei vari libri o nei libri addirittura che si studiano nelle scuole che Enrico Mattei è morto a causa di un incidente aereo perché si era ostinato a partire col maltempo, di fare quella correzione, perché oggi le prove, la magistratura e soprattutto anche i documenti desecretati con il Freedom of Information Act ci fanno sapere che quello di Mattei è stato un attentato. Oh, ma io nel libro ripercorro soprattutto la storia di Adriano Olivetti, di come è stata distrutta la Olivetti, perché con il computer che avevano creato per la prima volta, anticipando addirittura gli Stati Uniti, anche in quel caso gli americani vedevano i propri interessi compromessi da quelle che erano l'azione di un imprenditore italiano. Quindi anche in quel caso sono intervenuti, hanno distrutto la Olivetti, l'hanno consegnata nelle mani della concorrenza statunitense, che poi l'ha spacchettata, soprattutto. Gli americani hanno estirpato quello che loro definivano proprio un neo da estirpare, che era il reparto tecnologico della Olivetti. Racconto delle cose in esclusiva in questo libro, grazie agli ultimi documenti, ripeto, che sono stati desecretati, perché racconto addirittura gli incontri che Adriano Olivetti ha dovuto tenere con Alan Dulles, spietato
capo della CIA in Svizzera, perché voleva Olivetti fare in modo che gli apparati americani non si intestassero da soli la liberazione del paese, escludendo quindi gli italiani da qualsiasi trattativa, cosa che invece poi accadrà. Quindi vediamo anche questo rapporto conflittuale che c'è stato tra Olivetti e l'intelligence americana. Quindi riparto da Olivetti, Mattei, Pasolini, Moro, Falcone, Borsellino, creazione dell'Unione Europea attraverso l'AQUE, il Comitato Americano per la Nascita dell'Unione Europea, e fine della Prima Repubblica, e dimostro che tutto ha in comune i medesimi mandanti, mandanti che io non definisco in maniera aleatoria, ma per ogni singolo evento io faccio proprio nomi e cognomi e creo tutti i collegamenti, perché è importante che gli italiani capiscano che nulla è stato lasciato al caso, siamo stati presi in ostaggio da un vero e proprio cartello anglo-americano, cartello che ha dei nomi eccellenti, uno lo abbiamo fatto, Allen Dulles è stato il più spietato direttore della CIA. Che cosa è accaduto nel dopoguerra che non succederà mai più fortunatamente nel mondo, ma che ha caratterizzato però tutto quello che è successo in quel periodo? Che il direttore della CIA, Allen Dulles, aveva parallelamente suo fratello John Foster Dulles come segretario di Stato americano. Quindi per la prima volta due poteri che solitamente si fanno da contrappeso, invece era tutto in mano degli stessi personaggi. Allen Dulles alla CIA, John Foster Dulles al Dipartimento di Stato e addirittura un loro papa, cioè un personaggio che aveva collaborato con l'OSS durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi diventa papa. Quindi avevano in questo modo le redini in mano. Vedremo in questo contesto muovere i primi passi ad un giovanissimo Henry Kissinger, che nasce proprio sotto a personaggi del genere come Allen Dulles, al quale daranno tutta una serie di incarichi. Il principale di tutti è quello di creare le varie organizzazioni che avrebbero dovuto prendere il controllo dei governi in Europa per conto di questo cartello. Quindi nel 1954 nasce il Bilderberg, poi nascerà la commissione trilaterale, parallelamente in America nascerà il CFR e in Inghilterra il RIA, ma sono tutte organizzazioni che partono dagli investimenti della Rockefeller Foundation, che hanno Henry Kissinger come Deus ex machina, e la CIA di Allen Dulles dietro le quinte. Neanche tanto dietro le quinte, perché io dai documenti desecretati che pubblico nel libro, pubblico per esempio l'interessamento di Dulles per ogni riunione del Bilderberg a partire da quella del 54. Pubblico le lettere di Dulles a Kissinger, pubblico le lettere dei padri fondatori dell'Unione Europea, ma parliamo di lettere originali, lettere che sono negli archivi. Per esempio, pubblico la lettera di Spinelli, Churchill ad Allen Dulles, in cui dice: "Ti ringrazio per portare avanti il progetto di Unione Europea". A sua volta, Dulles scrive una lettera a Rockefeller ringraziandolo per i fondi che la Rockefeller Foundation sta dando alla CIA per la creazione dell'Unione Europea. Queste sono lettere che cambiano totalmente qualsiasi narrazione sulla nascita dell'Unione Europea. Altro che Ventotene, altro che Spinelli, altro che socialisti in fuga dal fascismo. Le lettere più significative che io pubblico sono quelle anche prese dal diario europeo di Spinelli, dove Spinelli confessa di essere dovuto partire per Washington per andare a parlare con i vertici della CIA, a cui ha dovuto sottoporre il suo progetto di Unione Europea, lo scrive Spinelli nel suo diario. Ovviamente lui non parla di uomini della CIA perché non lo erano ancora. Lui dice: "Sono andato alla Rockefeller Foundation dove mi hanno fatto incontrare William Donovan e Allen Dulles dell'OSS perché erano loro che dovevano aiutarmi a trovare i fondi per il progetto di Unione Europea". Allen Dulles e Donovan diventeranno poi i più spietati capi dell'intelligence americana. Quindi capiamo perfettamente che il progetto nasce da lì e ce lo raccontano i padri fondatori. Quindi, Francesco, quello che ho fatto in questo lavoro di unico, che ho ricostruito tutto soltanto attraverso documenti ufficiali. Quindi
Quindi documenti desecretati della CIA, del Dipartimento di Stato, oh, li metto insieme e quello che risulta davvero incredibile per la prima volta è che è chiaro che si sia trattato di un cartello unico. Per farti un esempio, io trovo come la CIA definiva l'operato di Enrico Mattei come pericolosissimo per gli interessi anglo-americani. Soprattutto gli inglesi lo definiscono addirittura qualcosa da fermare a tutti i costi. Dietro di loro c'era proprio Allen Dulles, e lo stesso Allen Dulles che io trovo anche dietro la storia di Olivetti, che addirittura viene convocato da lui in Svizzera. Anzi, ricorderete che poi Olivetti ufficialmente morirà per un infarto su un treno diretto in Svizzera. Ovviamente a questo poi c'è il collegamento con la nascita dell'Unione Europea, perché Allen Dulles lo trovo anche a capo del Comitato Americano per la nascita dell'Unione Europea. Quindi riesco a tracciare in maniera precisa, impeccabile, da fonti ufficiali tutto quello che è il cartello che ha operato dal dopoguerra fino ad oggi, che non è un cartello in un sistema che è finito, perché ovviamente loro hanno creato poi delle succursali italiane che hanno utilizzato come capro espiatorio per far credere anche all'opinione pubblica che poi quel sistema fosse finito, e hanno utilizzato in quel caso la P2, Licio Gelli, perché hanno utilizzato loro? Come succursale di quelli che erano i loro interessi, perché poi alla fine si sono aperte le inchieste sulla P2, è stata sciolta la Gladio, quindi quelle che sono state le succursali italiane, loro hanno dato l'impressione, ed era tutto organizzato all'opinione pubblica, che quel sistema fosse ufficialmente finito con la fine della P2, con la morte di Licio Gelli, con lo scioglimento della Gladio, mentre gli uomini che erano dietro sono gli stessi che invece hanno avuto continuità negli anni, hanno potuto passare il testimone ai successori, tant'è vero che poi la successione che avviene nel cartello è tra Allen Dulles e Kissinger. Oggi avviene tra Kissinger e Schwab. Avete visto il video di Schwab che dice: devo ringraziare Henry Kissinger che è stato il mio mentore per 50 anni, perché nulla è lasciato al caso. Non avendo noi mai smascherato il cartello, non essendo mai queste cose emerse, hanno potuto far credere facilmente all'opinione pubblica italiana che tutto fosse finito con la fine della P2 e di Licio Gelli. E un Licio Gelli a cui noi in Italia abbiamo attribuito un potere enorme che non aveva assolutamente, nel senso, era un potere che gli era stato dato da questo cartello, dall'intelligence anglo-americana e dagli apparati statunitensi, ma era un potere appaltato a lui, quindi lui non aveva un potere autonomo come noi abbiamo fatto credere. La più grande opera di disinformazione è stata quella di riportare il nome di Licio Gelli sempre affiancato dalla frase il grande burattinaio. Licio Gelli era il grande burattino. Questo è stato un errore storico che è servito a depistare. È stato il grande burattino con un potere enorme che gli hanno attribuito, perché ovviamente era lui che faceva da tramite tra questi apparati statunitensi e gli omologhi italiani. Quindi è ovvio che tutti andavano alla corte di Licio Gelli perché sapevano che nulla poteva avvenire in Italia senza il consenso di quel cartello. Ma era un potere su commissione, un potere che gli potevano togliere dal giorno alla notte quando non serviva più. Stessa cosa che hanno fatto con Roberto Calvi. Stessa cosa che hanno fatto con Michele Sindona. Stiamo parlando dei grandi burattini che noi in Italia abbiamo trovato comodo nella disinformazione, spacciare per i grandi burattinai, il banchiere di Dio abbiamo chiamato a qualcuno. Certo, il banchiere di Dio non veniva, se fosse stato davvero il banchiere di Dio, non l'avrebbero trovato ad uno appeso sotto a un ponte di Londra, come è successo a Calvi, o a un altro avvelenato in un carcere di massima sicurezza, come è avvenuto a Sindona. Quella è la fine che fanno i burattini, hanno risparmiato soltanto Licio Gelli, al quale però hanno fatto comunque una gogna mediatica, giudiziaria, perché serviva mostrarlo poi come uno sconfitto, come un sistema che stava finendo. Quindi io ripristino una verità storica nel cartello finanziario, che è quella di dare a Cesare quel che è di Cesare e ai burattini quello che è dei burattini, cioè noi tutti quelli che abbiamo enfatizzato nel nostro paese avevano un potere enorme soltanto fin quando al cartello anglo-americano serviva che lo avessero, altrimenti gliel'hanno tolto dal giorno alla notte, lo abbiamo visto. Perché Sindona è finito avvelenato, Calvi
Calvi è finito a testa in giù, o Gelli è finito con le inchieste giudiziarie e la gogna mediatica, mentre non avete mai sentito nulla su Henry Kissinger, su Allen Dulles, su John Foster Dulles. Perché questi personaggi sono arrivati a 100 anni di età indisturbati? Perché c'è una differenza enorme tra burattinaio e burattino. Ma non aver sottolineato questa differenza negli anni ha fatto credere, soprattutto agli italiani, che quella parentesi della strategia della tensione, delle stragi, si era definitivamente chiusa con la fine di un capitolo. Invece quella guerra si era semplicemente trasformata. La strategia della tensione, e lo dimostro nel libro, viene trasferita dagli attentati contro politici, magistrati, contro cittadini, a quelli che sono gli attentati economici. Le armi, le bombe si trasformano in armi finanziarie di distruzione di massa, quindi cambia il campo di battaglia, ma non finisce la strategia della tensione. È una strategia della tensione che si sposta sui mercati, che si sposta sull'economia, ma viene sempre utilizzata la tensione come collante per fare in modo che il popolo accetti determinate cose. Quindi la tensione diventerà poi la crisi economica, la crisi finanziaria, la crisi sanitaria, eccetera. Quindi è stato soltanto un cambio di strategia, ma gli uomini sono gli stessi. Certo, non è che oggi comanda Allen Dulles o John Foster Dulles che sono morti da anni, ma comandano gli uomini che loro hanno formato, che fino a qualche anno fa portavano il nome di Kissinger. Poi, lo ripeto, c'è stato il cambio di testimone con Schwab, ma quel cartello, quelle idee sono rimaste. E tutto questo che io ti sto dicendo è sancito nero su bianco prima dal trattato di Cassibile del dopoguerra e poi dagli accordi di Parigi, dove quegli accordi, perché molte clausole sono rimaste segretate? Perché in quelle clausole veniva sancita la sudditanza dei servizi di intelligence italiani a quelli americani. Il SIPAR, i servizi segreti militari italiani, quando nascono? Nascono nel 49. Perché nascono nel 49? Perché nascono un mese prima dell'entrata dell'Italia nella NATO. Cioè gli americani hanno detto, per stabilizzare l'Italia nella NATO, noi dobbiamo avere la sicurezza che un paese NATO mai si possa avvicinare ai comunisti. Come possiamo farlo? Creiamo un servizio segreto in Italia che però è gestito da noi, in modo che possiamo portare avanti tutte quelle operazioni che metterebbero in pericolo la stabilità dell'Italia nella NATO con l'avvicinamento ai comunisti. Ed è lì che nasce il caso Moro, ed è lì che nasce la strategia della tensione, è lì che poi nascerà il caso Mattei, è lì che si deciderà del caso di Olivetti, ma tutto è nero su bianco. L'Italia è un paese a sovranità limitatissima, ma non perché lo diciamo noi quando vediamo la Meloni fare gli interessi degli americani in Ucraina, perché qualcosa che è stato sancito e che la storia del nostro paese lo dimostra. Ultima cosa e concludo. Quando la Meloni è andata in America, c'è qualcosa che a molti è sfuggito, ma è importantissimo, soprattutto nell'ottica di quello che vi sto raccontando, della continuità di questi poteri. La Meloni è andata a incontrare Biden, perfetto, nessuno può dire niente, fa parte del suo ruolo istituzionale, è la presidente del Consiglio di un paese alleato agli Stati Uniti. Gli americani hanno un presidente. Chiunque, anche se fossi io o Toscano presidente del Consiglio, dovremmo andare in America ad incontrare Biden, per forza. Ma perché andare ad incontrare Henry Kissinger? Henry Kissinger, che non ha più incarichi di governo negli Stati Uniti ormai da decine di anni, ha compiuto 100 anni, perché andarlo ad incontrare? Perché quello ha un forte valore simbolico, quell'incontro, e la sudditanza del nostro paese a quel cartello che vi ho descritto, quindi agli interessi di quel cartello in Italia, altrimenti non c'è nessuna spiegazione plausibile per cui un presidente del Consiglio in carica debba andare ad incontrare un segretario di Stato americano che non è più segretario di Stato americano da 40 anni, che non ha più incarichi, che ha 100 anni e che soprattutto Henry Kissinger non è neanche un personaggio non controverso, è il personaggio che probabilmente si è mosso dietro al caso Moro, secondo almeno le deposizioni della moglie di Moro e di Guerzoni, il suo assistente. Anche Andreotti dovette confessare che Kissinger minacciò Moro in America. Kissinger è sicuramente l'uomo dietro l'operazione Gladio in Italia e
stato uno dei fiancheggiatori principali di Licio Gelli e della P2, è un uomo super controverso, per non utilizzare altre parole. Allora, perché il presidente del Consiglio di un paese che è stato leso moltissimo dalle attività di quell'uomo debba andare in America e di sua spontanea volontà, senza che glielo impone il suo ruolo istituzionale, va ad incontrare Henry Kissinger, va a esprimere gratitudine a Kissinger e gli stringe le mani, perché quello ha un valore simbolico. Il governo italiano di oggi, al di là di tutto quello che ha detto, ci vuole dimostrare in perfetta continuità con quelli che sono stati i governi direttamente imposti in Italia dal cartello dal dopoguerra fino ad oggi. Quindi quello è il simbolo che c'è continuità, che anche se è cambiato il colore politico, anche se è arrivato qualcuno che mai era arrivato fino ad oggi alla presidenza del Consiglio, rimane tutto immutato. Comunque il cartello finanziario, lo dico per chi fosse interessato, è disponibile sul sito matrixedizioni.it, primo e secondo volume.